Lei è la nuova BMW X, l'imponente SUV nativo elettrico che allarga la famiglia dei veicoli a zero emissioni del costruttore bavarese. Una vettura particolare, attenta all'ambiente non solo dal punto di vista del suo powertrain elettrico, ma appunto BMW seleziona in modo oculato quelli che sono i suoi fornitori per cercare di rispettare un ciclo di vita più sostenibile possibile per la vettura. Infatti anche la batteria è riciclabile fino all'80% con un partner appunto selezionato ad hoc dal costruttore bavarese. Una vettura di rottura rispetto al passato, con un design completamente nuovo, un abitacolo che si avvicina tantissimo a quello di una concept, nuovo sistema di infotainment, insomma di novità ce ne sono davvero tantissime, quindi direi di non perdere tempo e scoprirla assieme in questo primo contatto. Basta un'occhiata per accorgersi delle sue dimensioni XXL, con ben 4,95 m di lunghezza per 1,70 m di altezza e quasi 2 m di larghezza. Il frontale è imponente, dove ritroviamo anche la tanto discussa griglia a doppio rene verticale, seppur solo estetica, trattandosi di un'auto elettrica. I fari laser LED sono poi particolarmente assottigliati e le donano uno sguardo accigliato, con modanature nere lucide nella parte inferiore, per accentuarne l'aggressività. Nonostante un frontale massiccio, BMW dichiara un CX aerodinamico pari a 0,25, meglio di molte altre berline oggi in commercio. Siamo in compagnia di un altro esemplare, questa volta di colore bianco, ma vi faccio vedere un'altra chicca della nuova BMW iX. Sempre qui davanti troviamo la tanto discussa griglia con doppio rene verticale, che ha fatto appunto discutere un po', impallidire quelli che sono gli appassionati BMW. Ma questa griglia è davvero particolare, innanzitutto è schermata, quindi non deve andare a raffreddare alcun tipo di meccanica qui davanti dal momento che la vettura è elettrica, ma è realizzata in un materiale particolare, in poliuretano, che è autoriparante, ovvero i graffi superficiali che possono derivare da sassi che possono scheggiarla vengono autonomamente colmati e riparati tramite questo materiale, che è sollecitato dal calore o comunque o da aria calda, o semplicemente lasciando l'auto a riposo con temperature ambientali classiche tra i 15 e i 30 gradi, vanno a riparare quelli che possono essere graffi superficiali. Qua davanti troviamo anche tutti i sensori e radar per la guida assistita fino al secondo livello. Abbiamo una telecamera frontale per aiutarci durante le manovre, quindi una vettura decisamente tecnologica anche da questo punto di vista, e direi che questa griglia con questo materiale particolare è davvero interessante. Poi qui davanti, sotto al logo BMW, troviamo l'accesso per poter poi riempire quello che è il liquido lavavetri. Lo studio aerodinamico è stato davvero elevatissimo, realizzando superfici quasi levigate in grado di ottimizzare al meglio i flussi d'aria attorno alla carrozzeria. Il tetto infatti è discendente nella parte posteriore, con uno spoiler integrato e delle forme stondate per il portellone posteriore, caratterizzato da due fari LED perfettamente orizzontali. La modanatura nera nel frontale percorre l'auto lungo tutta la parte inferiore, terminando in prossimità del paraurti nel retro. Da non dimenticare poi, dalla vista laterale, le maniglie a filo della carrozzeria e gli enormi cerchi in lega bicolore fino a 21 pollici. All'interno la nuova BMW iX rompe completamente con quanto fatto sino ad oggi dal costruttore tedesco. La parola d'ordine è minimalismo, che va a braccetto con lusso, comfort e digitalizzazione, senza perdere però di vista la praticità di utilizzo. La plancia appare estremamente pulita, con un cockpit dotato di due scenografici schermi curvi e sospesi, da ben 12,3 pollici per la strumentazione e 14,9 pollici per il sistema multimediale, che ovviamente è dotato di qualsiasi tecnologia disponibile ad oggi in questo segmento. Si aggiorna da remoto, sfrutta un processore avanzato che durante la navigazione può anche utilizzare la realtà aumentata per indicarci la via da percorrere. Caratteristica poi la console centrale sopraelevata, che libera anche tanto spazio per le gambe sotto la plancia. A richiesta sono poi disponibili dei bellissimi comandi realizzati in cristallo per la regolazione del sedile o la manopola dell'iDrive. Un'auto ricca di tecnologia anche dal punto di vista dell'accessibilità a bordo, infatti possibile aprire e gestire interamente la vettura dal proprio smartphone tramite l'applicazione MyBMW. Ci consente di ottenere una chiave digitale dal nostro smartphone, che appunto ci permette di aprire le portiere della vettura. Davvero una chicca interessante per quelli che possono essere gli smanettoni, che possono apprezzare questo tipo di tecnologia. Una particolarità della BMW iX, sempre a beneficio del coefficiente aerodinamico, sono le maniglie completamente a filo con la carrozzeria. Infatti per aprire la vettura basterà infilare la mano sotto alla maniglia, fare pressione sulla leva che abbiamo all'interno e aprirla. Vi faccio vedere anche un'altra chicca sempre da BMW iX: doppi vetri privi di cornice, sempre a beneficio del design. Una vettura su cui i designer hanno lavorato tantissimo per renderla appunto particolare, un oggetto anche del desiderio per quelli che possono amare questa tipologia di vettura. Un'altra cosa molto interessante, già che siamo qui, guardate il materiale che riveste i montanti, il secondo montante e la parte inferiore del brancardo qui della vettura, tutto realizzato in questo materiale termoplastico misto a carbonio, che serve per aumentarne la rigidità strutturale e diminuire quello che è il peso della sua struttura.
Mi sembra poi doveroso parlarvi dell'abitabilità interna, perché si tratta di uno dei punti forti della nuova BMW iX, assicurati dal suo passo da oltre 3 metri e dai suoi ingombri interni ottimizzati per via della piattaforma nativa elettrica. Panca posteriore che cerca di replicare al massimo quello che può essere un divano di casa, con questo tessuto e questo vellutino morbidissimo, seduta davvero super soffice, e che dà accesso alla possibilità di sedersi davvero comodamente anche a 3 passeggeri, grazie anche a questi fianchetti foderati, questa portiera decisamente soffice. Infatti possiamo anche sederci diciamo di sbieco quasi qua sul fianco, perché è davvero molto comoda. Ma ciò che impressiona anche è proprio lo spazio che riesce a replicare a bordo. Abbiamo tantissimo spazio qua per le gambe, ma una cosa che mi ha sorpreso è lo spazio qui al centro, perché infatti essendomi al centro solitamente posizione scomoda per il terzo passeggero posteriore, ho ancora tanto spazio qua per le gambe, perché praticamente non abbiamo nulla qua in mezzo. Le boccate di reazione sono qua sopraelevate, abbiamo il clima autonomo che si può gestire da dietro, ma poi non manca davvero nulla. Abbiamo anche le prese USB-C qua dietro, abbiamo qui probabilmente un supporto, penso per un tavolino, non saprei dire con precisione. Abbiamo anche il tetto panoramico fotocromatico, basta premere un pulsante per praticamente schermarlo leggermente, non far passare i raggi del sole. È davvero un'auto completa a 360 gradi anche per ciò che riguarda i passeggeri posteriori. Il bagagliaio poi rimane leggermente penalizzato dalla presenza della componentistica elettrica nel posteriore, con una capacità minima di circa 500 litri fino ad oltre 1750 litri abbattendo i sedili posteriori. Comunque abbastanza per una vacanza in famiglia. Bastano pochi chilometri a bordo della nuova BMW iX per capire che si tratta di una vettura interamente pensata per massimizzare il comfort a bordo, e non semplicemente comfort come lo intendiamo sulle auto endotermiche, perché con le auto elettriche si arriva davvero ad un nuovo livello, soprattutto di insonorizzazione, di capacità di filtrare tutte quelle che sono le vibrazioni provenienti dal manto stradale. Plus per questa vettura anche le sospensioni pneumatiche a tripla camera adattive, che aiutano letteralmente a filtrare ogni tipo di asperità che possiamo trovare sul manto stradale. Ma è un plauso che arriva alla BMW iX anche dal punto di vista della nuova piattaforma interamente sviluppata per lei, quindi specifica per questo modello, che è stata realizzata con l'utilizzo di materiali termoplastici, alluminio alto resistenziale, acciaio, quindi una serie di leghe leggere che le hanno consentito di cercare di tenere il peso complessivo sotto controllo. Si arriva comunque a 2500 kg, più di 2 tonnellate e mezzo in ordine di marcia, ma la realtà dei fatti è che poi su strada queste 2 tonnellate e mezzo sembrano quasi scomparire, aiutate anche dall'immediata reattività del suo powertrain elettrico. Un powertrain elettrico che si compone della presenza di 2 propulsori elettrici, uno ovviamente per ogni asse, per andare a ricreare quella che è una trazione intelligente elettrica all'interno della galassia delle trazioni integrali X-Drive di BMW, quindi una novità all'interno delle soluzioni meccaniche del costruttore bavarese. Una trazione integrale che BMW dichiara essere circa 10 volte più rapida nel ripartire la coppia e la trazione rispetto alle più tradizionali sistemi meccanici per le auto fino ad oggi conosciute. Dicevamo, un powertrain elettrico che per questa versione X-Drive 50 arriva a una potenza complessiva di ben 523 cavalli e 760 Nm di coppia, che consentono alla BMW iX di scattare sullo 0-100 in soli 4,6 secondi. Ricordo, una vettura da 2 tonnellate e mezzo che riesce a scattare in 4,6 secondi sullo 0-100 è davvero un risultato notevole, ma di certo ormai siamo abituati alle auto elettriche, sappiamo non essere una vera e propria novità. Comunque è davvero un risultato interessante da raggiungere, notevole mi verrebbe da dire. Una vettura che appunto cerca di nascondere questo suo peso extra anche dietro a soluzioni ingegneristiche interessanti, come l'asse posteriore sterzante, che appunto le consente di essere più agile nel traffico cittadino, le consente di muoversi in modo più agile all'interno delle metropoli, dove ovviamente riesce a raggiungere il massimo dell'efficienza dal suo powertrain elettrico. Ma asse posteriore sterzante che ruota in fase alle alte andature autostradali per assicurarci massima stabilità nei cambi di direzione. Una vettura che poi all'atto pratico su strada è davvero facile da condurre, nonostante la sua stazza imponente e il peso importante di cui vi abbiamo parlato, grazie anche a uno sterzo progressivo davvero molto intuitivo, facile appunto da sfruttare in tutte le circostanze. E una meccanica che mi è piaciuta in questo primo contatto da Milano fino a Champoluc, che ha messo in luce quelle che sono le doti da passista, da turista di questa vettura, che appunto porta ad un nuovo livello il comfort a bordo di vetture da prima classe, come in questo caso.
un'auto che convince anche dal punto di vista appunto del landing, perché le sue sospensioni adattive pneumatiche a tripla camera riescono ad adattarsi bene a quelle che possono essere le esigenze del guidatore, quindi estremamente confortevoli probabilmente nel 99% del tempo su strada, ma attivando la modalità sport risultano essere un pochino più secche, un po' più ruvide, per andare a ridurre al massimo quelli che sono spostamenti di peso e i cambi di direzione, quindi renderla più stabile possibile su strada. Quindi davvero un grandissimo lavoro da parte di BMW per rendere simile a tutte le sue vetture anche questa nuova auto elettrica, che praticamente apre ad una nuova galassia di veicoli, la famiglia appunto i a zero emissioni, e che riescono perfettamente a replicare quelle che sono le sensazioni su strada a cui potrebbe essere abituato un cliente BMW. Quindi questo sterzo direi abbastanza corposo, ma anche ben filtrato, quindi in grado di filtrare tutte le vibrazioni provenienti dalla strada, così come il suo assetto. Come accennato a inizio video, l'attenzione all'ambiente di BMW non passa solamente dalla produzione di una vettura elettrica come la BMW X, ma passa anche attraverso una catena di produzione che cerca di essere il più attenta possibile a quella che è l'inquinamento atmosferico da parte di CO2. Infatti i fornitori vengono scelti in modo minuzioso e oculato per fare in modo che rispettino il più possibile quelli che sono gli standard ambientali richiesti dall'Europa in questo particolare periodo storico, ma anche per ciò che riguarda il riciclo della batteria. Infatti la batteria della BMW X è riciclabile fino all'80%, una media più che alta rispetto a quella del segmento, che si ferma di solito intorno al 60%, e per questo obiettivo è stato scelto un partner d'eccezione all'interno dei fornitori di questo servizio, un partner tedesco. Attenzione all'ambiente che non passa solo da questi accorgimenti di batteria, di fornitori eccetera, ma anche per ciò che riguarda le terre rare che non sono presenti all'interno dei suoi motori elettrici. Infatti i motori elettrici non sono a magneti permanenti come le più classiche auto elettriche, ma sfruttano delle sorte di bobine che generano un campo magnetico sollecitato elettricamente. Senza scendere nel tecnico, si tratta di una soluzione che riesce comunque ad assicurare potenze notevoli, come nel nostro caso, senza andare a sfruttare dei materiali che possono essere sia difficili da reperire in natura, ma anche difficili poi da andare a smaltire. Capitolo autonomia, un argomento direi più che interessante per i possibili acquirenti in auto elettrica. BMW dichiara percorrenze di circa 630 km in ciclo WLTP, vuol dire comunque un valore ottenuto in condizioni ottimali, con temperature ideali, con pneumatici adeguati, con frequenti frenate. Ecco, noi oggi abbiamo intrapreso un viaggio direi classico, quindi da Milano a Champoluc, una meta turistica per molti residenti del capoluogo lombardo, circa 180 km con condizioni davvero avverse, quindi tanta autostrada, pneumatici invernali presenti a bordo di questo esemplare, grande dislivello, quasi 1300-1400 metri di dislivello, quindi sostanzialmente le condizioni peggiori, complicate anche da quelle che possono essere le temperature rigide che abbiamo incontrato. Adesso siamo a circa 6 gradi, quindi non le condizioni migliori per un'auto elettrica, e la vettura è arrivata senza alcun tipo di problema fin qui. Ovviamente ci siamo fermati anche per effettuare una breve sosta alla stazione di Unity di Aosta, quindi allungando anche un po' il percorso per provare quella che può essere l'esperienza con il sistema BMW Charging, che quindi apre a tantissimi provider di energia elettrica per riuscire appunto a muoverci in semplicità all'interno del suolo italiano. C'è da dire che non abbiamo avuto modo di testare a dovere quella che è la sua autonomia, quindi rimando un discorso più approfondito a una prova che sicuramente eseguiremo in futuro. Ormai si è fatto buio, ma ne approfittiamo per fare una piccola sosta di ricarica per la nostra BMW iX. Siamo qui alla stazione Unity di Aosta per provare anche quella che è la BMW Unity Experience, ovvero il sistema multiprovider che ci consente di ricaricare le vetture elettriche di BMW seguendo quelle che sono le stazioni di ricarica di diversi gestori, in questo caso appunto Unity. La vettura infatti sfrutta una rete di bordo da 390 volt che ci consente di accettare delle potenze di carica fino a 200 kW in corrente continua, quindi fast charge. In questo caso queste colonnine sono predisposte per spingere sostanzialmente fino a 350 kW, ma possiamo vedere che al momento la vettura è al 54% di livello della batteria e sta
accettando fino a circa 114 kW, ovviamente rallentato un po' rispetto a quando l'avevamo appena collegata. Parlando invece di tempistiche, sono necessari circa 35 minuti per passare dal 10 all'85% di carica della batteria, mentre invece con una corrente alternata a 11 kW sono invece necessarie circa 11 ore. Non sto invece a parlarvi di quelli che sono i tempi da una più tradizionale rete domestica 2.3 kW, perché vabbè, sarebbero decisamente elevati, ma per chi acquista una vettura di questo tipo è sicuramente più idoneo un sistema di ricarica diciamo più potente, come ad esempio queste colonnine Ionity. La nuova BMW X è un'auto ovviamente ricchissima, soprattutto dal punto di vista dei contenuti e degli accessori, ce n'è davvero per tutti i gusti. Una vettura dal conto più che salato, ovviamente trattandosi di una ammiraglia elettrica. Si parte da circa 84.000 euro per la versione X-Drive 40 con meno autonomia e meno potenze, da circa 103.000 euro per la nostra versione X-Drive 50 che abbiamo guidato oggi. Ma ora la palla passa a voi, diteci qua sotto nei commenti cosa ne pensate della nuova ammiraglia elettrica di casa BMW, cosa vi piace e cosa non vi piace, discutiamone qua sotto nei commenti e non vi dimenticate di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Il nostro appuntamento è alla prossima prova.